Buonasera da Trip TV, questo è il notiziario web in collaborazione con la direzione di 0766 News. E intanto vediamo quindi le notizie del giorno. Intanto ci annunciano dal Comune, dall'ARPA Lazio, che l'aria è migliorata. Voi non ve ne siete accorti, continuano a morire due persone al giorno, però l'aria è migliorata. Quindi guardando il bicchiere mezzo pieno, tutto va bene, guardando quello mezzo vuoto, capirete fino adesso che cosa mai ci siamo respirati fino al 2014, perché i dati sono del 2015. Ogni tanto arriva qualche lettore, qualcuno che ormai su Facebook si fa la foto alla centrale, chi si sveglia la mattina va a fare la foto alla centrale, però l'aria è migliorata, l'amianto non c'è perché hanno tutto bonificato. All'Italcementi hanno anche bonificato, c'è un'altra cosa, il degrado nella zona industriale a Aurelia, Borgata Aurelia, Caserma d'Avanzo, dove c'era una volta la Fiat Trattori, è tutto così abbandonato e nei trattori ci sarà chissà che, in quel poco che c'era di struttura, però l'aria è più buona. Con questa notizia, quindi apriamo questo fine settimana. Poi, avvertenza Helios. Ci sarà un consiglio comunale aperto, quindi già era programmato uno per martedì e anticipato alle 16 come aperto per quanto riguarda la situazione Helios. Sono arrivati, almeno sembra che stiano cominciando a partire i bonifici delle ultime spettanze, però ancora non si sa alla fine che faranno i 90 lavoratori e lavoratrici. Neanche nel nuovo appalto che partirà il 1 aprile, ma soprattutto quello del Tribunale che non è compreso in questo nuovo appalto. Poi, sempre aspettando e facendo finta di niente, c'è il Consiglio di Stato che si deve pronunciare in merito alla richiesta congiunta, ricorso congiunto dal Comune Civitavecchia e altri comuni contro la sentenza del TAR Lazio sulla diffida della Regione Lazio stessa che ha intimato ai comuni di passare ad ACEA. Quindi a una privatizzazione del servizio dell'acqua. L'udienza si è svolta ieri, ma per il momento non è arrivato nulla e quindi presupponiamo che la cosa arriverà probabilmente ormai all'inizio della settimana. Poi, per quanto riguarda altre iniziative, domani si chiude il talento, le Olimpiadi della cultura e del talento, 2.400 giovani che bivaccano un po' da tutte le parti al centro della città, portando qualche soldino alle asfittiche casse dei commercianti e dei bar, ma soprattutto facendo una buona impressione dal punto di vista di attenzione e di quello che riguarda lo svolgimento delle stesse Olimpiadi. Chiaramente nei prossimi giorni, quelli dell'inizio settimana, sapremo e vedremo i consuntivi rispetto alle altre situazioni. Mentre non si sa ancora nulla, cioè rimane tutto così, perché il GIP non si è pronunciato a favore e quindi non ha revocato le misure cautelari per quanto riguarda la vicenda dei back doctors, quindi chi era dentro sta dentro, chi sta ai domiciliari sta ai domiciliari, chi deve andare a firmare va a firmare, tutto fermo, anche qui si aspetta la prossima settimana. Poi, la nostra inchiesta sulla farmacia alla stazione, la trovate sul giornale, sarà un affare, di certo ci sono 200.000 euro affidati incautamente, tranquillamente, senza troppi problemi, a una nuova Civecchia Servizi Privati che dovrebbe essere l'emanazione delle vecchie partecipate, che però dovrebbero passare a primo concordato, passarlo, vincerlo, pagarlo, se no, se ci fosse il fallimento o qualcuno che non si accorda, superiore al 51%, tutto finisce in una bolla di sapone e questi 200.000 euro. Quando tornano indietro, se tornano indietro. E poi, lo diciamo nel nostro pezzo, è un affare la farmacia comunale, un'altra farmacia, visto che lo stesso comune è in concordato e c'è un deficit di oltre 1 milione di euro con le tre che c'ha, e che non valgono nulla, ha detto del liquidatore del comune, perché dice ne vendiamo una, chi gestisce farmacie dice vendendone una si poteva salvare il bilancio e ripartire. Probabilmente questa intenzione non c'è perché dice che non valgono nulla, se non valgono nulla perché ne facciamo un'altra? Chi risponderà? E soprattutto fare questa nuova farmacia che non sarà gestita da Ippocrate ma viene gestita da Civecchia Servizi significa anche non far rientrare nei turni di assunzione già previsti, già instradati dalla Regione Lazio per le farmacie e quindi tutto passa a umma umme con assunzioni ad hoc.
per dirla proprio tranquilla, se fosse tranquilla. Però diciamo, siamo a Civitavecchia, funziona così. Idea Orsa ancora non se ne parla, parcheggio delle FS è avvolto nel degrado. E poi l'assessore Ceccarelli che va su e giù nel nostro ascensore, nelle nostre pagelle, ma rimane sempre giù perché De Orso, la situazione di marciapiedi, le partecipate, insomma, non si sa più quello che deve far fronte quest'uomo. Io gli consiglierei, visto che a Roma l'hanno fatto, l'hanno fotografati, hanno visto i famosi pizzardoni romani che hanno preso i sacchi per tappare buche perché si erano stufati di registrare incidenti con i vari motorini. Io direi al comandante Cucumile, tra le tante cose che c'ha da fare, è bella squadra invece che mette le multe col carro attrezzi, perché non fa una squadra di vigili urbani che tappano le buche? Potrebbe essere un'idea. A Roma lo fanno, 5 stelle per 5 stelle, magari sarà anche utile. Sempre nel nostro giornale, per chiudere, la rimettazione sulle navi degli operai per la vita di mare. Poi il nostro dottor Fontana, il pubblico impiego e il capo espiatorio, le ultime due puntate, e poi il senso delle cose, la rubrica di psicologia del dottor Spampinato. Ricordiamo che c'è lo sport e dopo Pimpinelli vi dirà tutto a raffica, però ricordo solo due cose: l'SNC che torna a giocare a casa e che deve vincere perché sta già a corto di vittorie da 4 settimane consecutive, e il derby Civitavecchia CPC, che ha tante cose, tante situazioni, ma come sempre un derby, una stracittadina, e questo è il ritorno, l'andata finì 0-0 con tanti calcioni e tante polemiche. Speriamo che qui ci siano tanti gol e che si possa comunque divertire. Con questo è tutto, buonanotte.